burattini e marionette. Allora, i burattini è strano perché i burattini lavorano in alto, in cielo, però sono molto più terreni. Invece le marionette lavorano per terra, lavorano in basso, però almeno per come, insomma, le percepisco io sono molto più eteree, più delicate. I burattini ci assomigliano un po' di più. La marionetta un po' assomiglia al sogno. Io l'ho sempre collegata più al sogno che alla realtà. Non mi riesco a immaginare una marionetta che, non so, fa la caccola, pipì come fa il nostro amico bebè, o che fa determinate azioni, quindi proprio il modo di muoversi implica poi che ci siano anche delle drammaturgie diverse. Secondo me un'altra differenza importante tra burattino e marionette è che nel burattino ci entri dentro con una parte del tuo corpo, mentre nelle marionette c'è una distanza tra il corpo di chi le manovra e la marionetta stessa. E per mio sentire personale io preferisco il burattino perché ha un contatto molto diretto e molto più sanguigno, come lo definisco io, molto più passionale. È vero questa cosa che diceva Manuela delle tereità della marionetta, ma secondo me appunto questa dimensione di sogno che può creare la marionetta è data principalmente, secondo me, proprio da una distanza che si crea tra l'animatore e la marionetta, che è data dal filo, Sì, è una distanza minima, anche se però. paradossalmente nei burattini l'animatore non si vede, invece nella marionetta, almeno non nel teatro classico delle marionette, ma nelle marionette che vediamo in giro, no? In strada, così l'animatore si vede. Quindi c'è una sua presenza anche importante, scenica, quindi c'è un po' questo contrasto, c'è questa differenza, un po' paradosso, perché il burattinaio è più vicino, però è invisibile, il marionettista è più lontano, però è visibile, quindi è presente in scena proprio con tutto il suo corpo. Sì, la differenza sociale è fondamentalmente, se penso a come è nata la marionetta è nata nelle corti e quindi era rivolta soprattutto a un pubblico di aristocratici, mentre il burattino è nato nelle piazze, è proprio, ha proprio un'altra tipologia completa di pubblico, Popolare. è più popolare, è più secondo me in contatto diretto con il popolo, insomma, È più vicino anche appunto sì. per le cose che fa, che dice, però è anche vero che le marionette stanno cambiando, appunto non c'è più, io ho visto pochi spettacoli classici di marionette. Ma sono molto diversi dagli spettacoli, per esempio, che i marionettisti, magari più di strada, che fanno principalmente numeri e che possono anche lì essere, giocare proprio anche come vicinanza con il pubblico o come interattività. Sì, il burattino, cioè la marionetta non supporta, secondo me, delle grandi drammaturgie, delle storie lunghe. I numeri che vedo più spesso sono appunto numeri. Il colle Sì, sul tradizionale fanno una roba, però spettacoli lunghissimi. penso molto di più alle marionette che vedo. Io quelle che vedo sono quelle Che non è più più la da strada, tradizione. che si sono allontanate da quella cosa lì. Urla e pianti non la fanno più dormire. Riuscirà mai a farlo sparire? Cicoria, se ci prende una brutta storia. Scappate! Scappate!
fate bene a scappare. Per forza c'ho solo i topi in casa mia. Guarda quanto è sporco. Io odio la sporcizia. Lercio! 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 Ma dove è finito quel fannullone del mio aiutante? La trasformazione del burattino, dalla tradizione, insomma, ha cercato di evolversi da quella roba, soprattutto nelle nuove drammaturgie, secondo me, che sono venute fuori negli ultimi anni. L'evoluzione c'è stata, non c'è più un impianto tradizionale, secondo me. Non sempre c'è l'impianto, anche se rispetti alcune cose della tradizione. Il linguaggio dell'alfabeto è sempre cambiato, quello della tradizione, perché è un po' l'alfabeto del burattinesco. Tipo Giorgio Brunelli è uno che l'ha distrutto l'alfabeto dei burattini, cioè l'ha distrutto completamente, cioè nel senso che se per alfabeto intendiamo le entrate, le uscite, dalle quinte, cioè quello, così, Giorgio Brunelli l'ha distrutto completamente quell'impianto lì. Le modalità sono quelle, le cose che fanno i burattini sono quelle, sì. Però le drammaturgie sono cambiate. E di conseguenza anche i burattini fisicamente sono cambiati o comunque stanno cambiando, no? Anche come i neologismi, no? Cioè ci sono dei modi di dire che sono quelli e poi ci sono i neologismi, quindi essendo un'arte in evoluzione, come la lingua, no? In evoluzione, anche il burattino che interagisce tanto prende su dalla realtà. Quindi prendi i suoi neologismi, sia nei movimenti, sia in quello che dice, sia in quello che fa. Però la struttura comunque è quella, è una mano dentro un guanto con sopra una tassa di legno. Adesso cosa ti do da mangiare? Ah sì, aspetta, ho capito. Vuoi la purea di mela senza zuccheri? Ah sì, allora questo è sicuro, questo è un evergreen, mi piace sicuro. Vuoi la pappa di tapioca? E allora cosa vuoi? Che ecco! Cioè, voi che siete bambini lo capite? No! Cos'è che vuoi? Il gelato! Il gelato? No, 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 no! Il gelato della nostra casa è vietato, troppi zuccheri? No, no, no! Va bene, ti do il gelato! Va bene, ti do il gelato! Va bene, ti do il gelato! Ma lui è anomalo? Perché non è proprio un vero burattino, ha sotto il bastone e un meccanismo che gli permette di aprire la bocca. Allora, questo burattino è fatto di legno ed è di legno di cirmolo, che è un legno abbastanza morbido che si riesce a scolpire bene, e solitamente quasi tutti i burattini in legno vengono fatti con questa tipologia di legno, appunto. Il vestito è stato creato su misura per questo personaggio. Lei è una strega, ed è una strega un po' rock, quindi abbiamo pensato questo vestito qua. Questa parte non si vede mai, non si vede vicino, molto, facciamola però vedere adesso, questo tulle. E viene appunto costruito su questo buratto e viene costruito poi tutto il resto del vestito. Sì, molti dei burattini che noi usiamo non li abbiamo costruiti noi, ma ci avvaliamo proprio di scultori molto più bravi almeno di me. In particolare questi sono di Riccardo Canestrari di Zalubri Marionettes, che è un costruttore con cui collaboriamo spesso, e si parte da un'idea comune, cioè da un'idea condivisa, e poi lui sviluppa. A lui non diamo dei bozzetti o partiamo proprio da un'idea, da un nucleo di personalità, e poi abbiamo comunque una visione, un immaginario, ecco, comune, e di solito quello che lui poi fa rappresenta molto bene quello che è il carattere che avevamo in mente.